Salve a tutti amici e bentrovati, io sono Smitterry ed eccoci qui per un episodio di Crusader Kings 3. Sono con il nostro duca Albertone, pronti a diventare, anzi re Albertone, pronti a consegnare il nostro potere e diventare magari un giorno l'imperatore d'Italia. Allora, scusami episodio, non mi ricordo tanto, non c'è da che la saga non registro, ma sicuramente abbiamo usurpato il trono di Re d'Italia, ma questo ha dato un po' i problemi in quanto sì, siamo Re d'Italia, ma seguente al nostro titolo avremo tanti clan, eccoli. Abbiamo il caro duca Pepino Friuli, il Pepino, che abbiamo tolto il trono a lui, quindi ovviamente è molto molto arrabbiato. Devi iniziare subito un sway, no? Cosa può essere fatto? Lui è forte in diplomazia. Promette già lui nel nostro concilio, togliere lui, mi spiace per cancello Gnob von Mans. Quindi mi ha ridotto anche malissimo, poverino. Ma devo cercare di calmare un po' le acque. Il Pepin, che è il migliore diplomatici, è meglio che tocco così un po' si calma. Fai, mi dispiace. Eccolo qui. E già lui è ancora a 100. Inizia anche a fare uno sguesso di lui per calmarlo di pochetto. Bene. Il nostro Stuart è lui, il Prince Bishop Ottone. Vediamo un po' se possiamo migliorare qualcuno di meglio. C'è sempre il Pepin che sta a 15, ma già lui è già qui, non posso toccarlo. Gnob of Mines è buono in intrigo, però lui mio ten your brother in law. Ah, mio fratello, perché ha sposato forse mia sorella. Eh sì, io a lui devo anche un po' trattarlo bene. Posso dargli qualche titolo così da rendere magari felice, magari la contea di Verona o Padova. Diamo presto solo Padova. Presto diamoci questo. Anche se perché io ho 70 di ambizioso, perché sono ambizioso, quindi andrò in stress pesante. Perdo una città, ma tu perché sei stressato? Perché? Sono da dire fare una cosa, andiamo sulle decisioni e andiamo direttamente a fare una bella Ozfest, che ci dà questa di abbassare lo stress e allo stesso tempo faccio in modo di, insomma, di qualche gancio, migliorare il rapporto con qualcuno. Noi potremmo anche, visto che siamo re, invitare qualcuno nel nostro vassallo. E non sarebbe male che almeno tanti qua al nord Italia. Welcome friends! Benvenuti amici, siamo qui alla festa del nostro re. Festeggiamo un po' il fatto di essere re. Ma lui è anche il nostro rivale. Perché? Ah, il momento. Had interesting conversation. Di qualsiasi all'anni più uno. Ok, mi piace. C'è la Provenza qui, non capisco come mai il duca di Provenza, che non ha nessun vassallo. Offrire un mosè che win all set. He will not accept perché Basil Reluctant 45, you are of a different faith. Perché lui che cos'è? Scusami. Ah, lui è cos'è lui? Prisciliano? Priscillianismo. Che cos'è sta cosa, raga? Che fede è? Gnosticismo è stato. Mamma mia, ragazzi. Allora, io direi, visto che magari potremmo anche fare una guerra santa a sto punto, visto che c'è lui. Allora, ammetto che non siamo re d'Italia, ma vediamo un po' anche l'Europa come è combinata. Noi abbiamo la Spagna che c'è già qua, insieme agli svedesi. Non so come mai siamo qui gli svedesi. Questo no, perché poi per entrare gli sono salvo because. Ah, perché sono reclusivo. E quando lei spende 150 di regalità, di prestigio, e lei diventa mia amica. Ho anche un piccolo Hawk. Non lo so, lei quanto è di con me? Lei è mia sorella. Quindi non dovrebbe fare niente. Già abbiamo già un buon rapporto, ma lei rifà solo questo. E così io non voglio spendere prestigio. Mettiamo ecco. E io prendo prestigio. Va bene, perfetto. Sono tutti andati. Allora, stiamo un cambio. Vediamo anche un po' in Spagna c'è l'Asturia come regno cattolico di Visigotico di King Fredando per Paternuzzi. Pranozzi, che ha un figlio, l'infante Amalarico. Proprio che matrimonio, ma non abbiamo nessuno. Ok, e poi abbiamo tutti i regni. Il regno Awaid, che è un regno islamico. Poi abbiamo qui altri piccoli sultanati. E la Spezia, che non so com'è qui. Spezia che dovrebbe essere anche mia alleata, se ricordo male, forse è finita l'alleanza. La Spezia che è un po' andata dappertutto. Guarda, è qui. C'è in Inghilterra, in Irlanda, in Spezia ovviamente. E in Spagna, anche un po' in Africa, incredibile. Incredibile. L'invasione della Frisia con il re Reginarxons, bellissimo doppio nome, che è cattolico tedesco, ha 5.000 uomini, molti uomini più di me penso, è un po' più di me, però entra dalle alleanze con il duca di Anjou che gli porta 2.000 uomini.
insomma è una persona mono, forse aspetti, è un po' il suo totale. È superiore a me ovviamente, superiore, però mi dice se le alleanze rientrano nel suo esercito poi no. E poi anche l'alleanza con il conte Ardois de Blois, che è pure il suo vassallo. Penso che questo già rientra nel suo esercito. Poi abbiamo la Bavaria qui al nord in Germania, con King di Bavaria che è bel re mistero, sarà il re di Bavaria. King Ludwig V of Bavaria, cattolico francofono, tedesco, che ha qualche erede, sì, cioè lui mi ha già sposato con lei che sarebbe una puer, tu di che sei figlia di nessuno. Suo nonno era King Salomo di Britannia, va bene, ok, la Britannia ormai qui che c'è lui, sarà apparentato in qualche modo. Nell'est Europa vediamo qui il Khazarian, Khazarian che sono mongoli, penso, che hanno preso il potere in questa zona qui del centro dell'Euroasia, diciamo, e Vladimir, che deve essere i russi, penso, no, sono sempre anche i mongoli. Dove stanno i russi ragazzi? Sono scomparsi. Poi abbiamo il nord proprio qua diviso. La parte del, ba del ba Baltanico, ba del Baltico, diciamo, cioè l'Estonia che sta vendendo tantissimo, è anche molto potente. Però se una regione, ecco, tutte le regioni queste qui, origine finno-ungherese, forse finlandese in qualche modo. Però poi qualche rapporto, no? Sono dei con i Khan. Poi qui nel centro Europa la Boemia, la Grande Moravia. E poi altri stati che non fanno parte con l'impero bizantino, sicuramente. Immaginate che ridotto, diciamo, al sud Italia, non è più potente come un tempo. No, ne ha 6.000, altro che non è potente, è potentissimo sempre, purtroppo. E anche lato con la Bavaria, quindi sono molto potenti. Dopo il sud Italia sarà per noi precluso per molti anni, per molti anni. E beh, poi abbiamo anche l'Africa con tanti. C'è il Ghana che risulta più fra tutti, che sono Bida Ixonic. E così che hanno 6.000 uomini ragazzi in Ghana, incredibile. Qua ci sono i copti? No, ci sono loro che sono anche islamici. Perché c'è il copto fare qualche alleanza. Mentre Gerusalemme, ancora qui Gerusalemme. Ma noi potremmo fare qualche guerra per Gerusalemme. Quella santa, signor, santo padre, facci qualcosa. You can support the King of Romagna, che appartiene all'eredità al Papa, ma li lascia sta per ora. Anche se prendere l'Italia e re di Romagna e poi anche re di Sardegna e Corsica, che sono tre titoli regali, potremmo provare a essere imperatori. Lui lo liberiamo, mettiamo play veloce, così magari ci rimpinguiamo anche qui il nostro esercito. Forse in prigione Adriana, sì, e Anastasia, che non è Anastasia. A good deal, ok. Good. Anastasia, imprigioniamola. Perfetto. E proviamo a fare un po' di soldi così. Noi imprigioniamo a fare un po' di soldi. Lasciamo un po' qui per ora, che sono solo 10. E Anastasia solo 10. Lasciamo un po' qui per ora. Io sono ancora nervoso. Devo spendere 70. Sto un po' così per un poco. Però le cose volano. Qua il tempo vola alla grande. Vediamo un po' i nostri suggerimenti. I prigionieri sono qui. Possono vassalizzare Torino, Lombardia e Modena. Ottima cosa. Il conte Lambert offre vassallage. Il conte Carlo, idem. Sono tutti felici per ora. Vediamo un po' che succede. Se riesco a prendere conto. Abbiamo Luca che abbassa controllo. Allora, torniamo nella nostra terra, il nostro regno d'Italia. Il re di Sardegna. No, non c'è re di Sardegna. Si deve ancora creare, mi sa, il titolo di re di Sardegna e Corsica. E io ho 2 contee su 5. Ed è bene anche l'Arconte di Sardegna. Ma secondo me la Sardegna sarà il nostro prossimo obiettivo. Lui ha 1.000 uomini, non ha alleanze e ha molti claim su Barcellona, Ibiza. Ma anche fregati i claim così quasi. La Frisia è tua pure qui a Barcellona. È Barcellona giusto, sì. Il mouse mio non ha più filo, non so come mai. E allora ragazzi, mettiamo play. Il nostro concilio adesso che fa? Abbiamo una fede. Penso, 38 anni, che stai a fa tu? Che stai a fa? Converte fede in... non sarà facile, 38 anni. Excellent, ok, abbiamo tanti vassalli. E ho l'Italia, qui Snord è tutta unita. Lì il regno d'Italia è tutto unito, tranne qualche parte qui di Pisa, ma insomma, non lamentiamoci.
Mamma mia, che succede? Stress, non sono stressato. Faccio una cosa. Posso registrare nel frattempo? Sì. Andiamo a caccia. Se non so, ma vado a caccia. Vedo di imparare qualche cosa. La lingua francese, così magari divento una persona molto più rispettata dagli altri. Alleanza con il. Con di Sardegna? Non lo so. Non lo so, ragazzi, perché se devo fare alleanza con lui, non potrei. Qualche dice port training. Sì, facciamo questo. No, non you spend again, bishop. No, facciamo questo. Che lui. Non voglio allearmi con lui, sinceramente. Ah, adesso si è tolto. Va bene. La Sardegna mi interessa. Per in Italia siamo un po' bloccati perché ci manca questa parte di qui. Ok, prendo cose. Mi sono calmato un po'. Sì, ok. Manca la Provenza. E la Burgundia. La Burgundia, Duca di Savoia è mio. E posso essere anche re di Burgundia, in effetti. Again, no. My time is better spent solo. Non voglio stare con nessuno. Quindi vediamo che. Può essere Duca di Re d'Italia e Re di Romagna. Va bene, cambiamoci un attimo che, vedi, tante cose sto insieme, mi sono un poco infervorando, sono andando alla grande. Allora, per fondare l'università, a New Empire, mi mancano soldi, ci vuole tanti soldini, 1200, tanta fede, prestigio, tanta fede. Anzi, fede ce l'ho, ma manca se due, però, cosa serve? Sono esterno, above, vediamo quanto sono io. Sono illustre, questo è il prossimo passo. Deve avere 123.047, quindi non posso fare niente. Deve avere anche tre regni. A questo punto potrei anche fondare l'Impero d'Italia. Potrei fondare, che vedete qui l'Impero d'Italia è davvero imponente e potrei fare. Mi mancano 4 contee e un titolo reale, che dovrebbe essere il Regno d'Italia. O il Kingdom di Genova, di Napoli, di Pisa. Insomma, ci sono tanti modi di diventare imperatori. E così il nostro Lamberto non può essere re, potrebbe essere anche imperatore. Excellent work. Abbiamo anche un codebook su Conte Arduino. Lui che chi sarebbe lui? Scusa, il mio Marshal, vassallo e Knight. Ed è, penso, Conte qui Mantova. Perfetto. Che succede qui? Ah, Live Tax Reduce in Not Candle. Ah, sì, allora ti con. Ciao, Luke. Ti metto alto. Metti Luke e mi paghi le tasse che mi devi, maledetto. Poi la Repubblica di Venezia è indipendente, sembrerebbe. Non è mia allea. Vorrei provare a rendere vassallo, ma qui lui è un re, quindi non posso. Dovrei conquistarlo in pratica per provare a fare qualcosa. Io voglio entrare l'Augusto e iniziamo subito a fare l'Augusto. Anche se poi la Learning adesso molto fare avere All Wall of Body o Scolaro. O il tuo teologico si diventa anche molto la fede. Visto che la fede potrebbe esserci utile per conquistare i regni. Non nei cattolici, ma qui la Waldasena che è mia. Oh mio Dio, Trevento e Treviso sono Waldesani. Anche qui, Novara, Tortona. L'unica, senti, ma che succede? Troppi regni non cattolici, ragazzi, non ci siamo. Non ci siamo. Abbiamo anche qui dei siti religiosi importanti a noi, come Gerusalemme. Roma e Santiago. Insomma, altri c'è qui Colonia, c'è Canterbury e nessun altro sembrerebbe. Ho anche Canterbury, non penso che Canterbury fosse. Sì, famosa Canterbury, non penso ci fosse anche se parte in qualche modo. Il Pao, io posso finire vassallaggio. Sec indulgenza, no? Ask for gold. Non posso essere perché lui è un re, sarebbe. Dove esurpare il trono e poi. Fregagli il titolo. Succede? È morto Spy Master. Che succede, Spy Master? Allora, c'è il conte Anzato di Cuneo. Poi il conte Florence di Modena. Proprio lui è un bel 23. Non è per niente male. E in più anche amico mio. Mi serve anche il conte Carlo di Lombardia. Che perché ce l'ha con me? Conte Carlo, perché? Dovrebbe essere il mio stewardship, in effetti. Assegniamo a lui, conte Ansaldo. Ah, può entrare timido. Lui è il mio erede. No, lui è il secondo figlio, proprio anche il settimo alla fine. Lui è il mio figlio che è morto. Il Lamberto. Che mi è morto forse qualcuno, devo indicare. Mi sembra di averlo selezionato. Comunque, lui è già buono. Non è buono buono, ma posso lamentarmi. Lui sarebbe il migliore. Però sono in learning e in martial. Però è già shy e intelligente. Lui non è niente.
Non so, proprio essere impaziente, no, ghiottone no, meglio shy, perché alla fine ghiottone mangia e perde anche un po' di fascino, potrebbe perdere anche qualche diplomazia. E infatti, no, stewardship no, già subship ce l'hai basso. Impaziente, che farebbe? Poi da learning e prestigio aumenterebbe di 20. Potrebbe essere l'opinion, va molto basso. In shy io perdo il massimo con il learning, attraction, l'attrazione è minore. Non è bello, mi sembra, cancellare questo tratto, però anche l'opinione mi serve dei vassalli, un paio di cose. Torniamo qui allo stewardship di... allo stewardship. Io qui potrei mettere il Contardwin Ogwin, che è un mio vassallo. Tu chi sei, scusami, che regnai? In Guinea. Poi c'è il Contralum e Carlo. Che poi lui è 16 al Pappin del Friuli che già è lì. Allora, fra i due più cavolato sembra lui. Ma tu dove cavolo sei, scusami? Fammi vedere dove sei. Perfetto, dove sei? Ah, sei. Ah, e qua c'è anche l'Italia. In Guinea. Non so come, ma siamo qui in Guinea, ragazzi. Abbiamo anche un buon appoggio per poter conquistare un giorno. E allora appunto mette lui. Purtroppo il conte Carlo i miei rapporti. In maniera mia, io ancora ho stress. Complimenti. Sempre stressato. Ma io sono ho qualche tratto che mi aumenta lo stress. Sono paranoico. Allora capisco. Sono paranoico. Ma l'unico figlio buono che in teoria avrei sarebbe lui, perché già lui è genio. Mentre l'altro figlio è Slytherin. Questo qui c'è il dubbio della sua famiglia, diciamo. Lui era pure discreto. Non va bene, non va bene. Solo un figlio è buono, l'altro no. Ah, è come lei. Bene. Diciamo che è un tratto di famiglia. Qua chiediamo soldi, accettiamo. Allora, claim demand. Right to rule Italy, belong to Duke Peppino Friuli, by divine right. Ah, lui vuole il regno. E devo dargli il titolo in Italia, che sta sempre. Ma va che cortesia. A win or treated. Ok, siamo in guerra, ragazzi. Contro questi che sono 3000, sono nella io ho qualche alleanza. Cioè, Peppino, ma perché fai questo, Peppino? Stiamo scherzando? Sono tutte loro alleate, guarda quanti sono. Cioè, anche i miei vassalli stessi mi hanno tradito. Non va bene, Duca di Carlo. Carlo! Proprio tu, poche tu, quanti sono? Però il più pericoloso è sicuramente Carlo e Peppino. Devo cercare di prendere uno di loro. E poi c'è lei, che cavolo è questa? Ah, la duchessa della Corsica, maledetta. E io non so cosa poter fare per riuscire a resistere a tutti questi. Io ho qualche alleanza, spero di sì. Dov'è stato me? Il duke? Ah, perché ho molto ducato, se questo è il problema, ragazzi. Anastasia, dammi i soldi. Però io sono davvero nella shit più totale. In totale loro hanno quanti? 7000. Mi serve un'alleanza veloce, ragazzi. Mi serve. Che forse non posso fare ora. Perfetto, alleanza power. Veloci, ragazzi. Qua hanno 2000 uomini. Già questo è buono. Metti lei. 14 anni, 13 anni non frega niente, non un tratto buono lei, ma ci serve come il pane questa alleanza. Poi, l'altro mio figlio, dove sta? L'altro mio figlio. Torna indietro. Torna indietro, l'altro mio figlio, dove sta? Tu puoi sposare. C'è lei, sempre dell'Anantaticoria, 1009. Lei sarebbe buona, lei. Lei sarebbe proprio in moda, però è vecchia. Che hanno quanti anni? 20 anni. Io ne ho 12. Magari porto anche qualche claim. Lui ha 1552. Qua 1200. Ma sposerei con 23enne. La 1100. Ma duchessa lei. Faccio un'alleanza con lo. No, torna indietro. Lui quanti ne ha? 1009. Ma è lo stesso che c'è già prima? Non penso. Vediamo un po'. No, penso proprio di no. Perfetto, siamo con lei. E abbiamo queste due alleanze potenti, ragazzi. Ci serve fare queste alleanze. E dobbiamo mettere un po' di soldati. Che è un reggimento.
Chi c'è di buono? I Pikmin o Armored Footman, che già doveva averli. Light Footman, Pikmin. No. Spendo di soldi, ma devo creare. Create. Eccoli qui. Dove? Posso migliorare qualcos'altro? I Pikmin? Sì. Ragazzi, devo essere veloce a prepararmi per la guerra. Anche cancellare. Tutti mi hanno tradito e maledetti. Tutti mi hanno tradito. Maledetti, maledetti, vero. Mettiamo qui. Gelmo ritorna, tu sei che sei fedele. È il Major di Empoli o lui? Mettiamo che è un power sul Vassal. Va bene. Andiamo avanti con play. Aspettiamo che ci siano Urk, bene. Uno. Dammi l'altra. Perfetto. Su, metti pausa. Excellent. Metti pausa. Dov'è? Eccoli qui. Uno. Call to War e 2. Perfetto, ragazzi. Forse con i nostri figli abbiamo un po' ribaltato la situazione. Aspettare che arrivino. Sono circa 3 più 3.000 uomini. I miei stanno crescendo. Allora, io per poter vincere, cosa devo fare? Non mi dice niente. War start 24 giorni. Ancora c'è tempo. Io devo richiamare le truppe mie qui. Excellent. Excellent. E ora siamo 8.000, ragazzi. Ora siamo aumentati alla grande. Resiamo qui tutte le mie truppe. All here. 6 giorni. E andiamo poi ad attaccare qualche staterello. Allora, c'è il duca e Friuli. Cioè, chi è che vorrebbe il mio trono? War for Duca Peppin. Ok, quindi andiamo a prendere noi Duca Peppin. 3.000 uomini. Qua sono 2.000. Andiamo a prendere il Peppin. Subito. Andiamo a fare una bella guerra, ragazzi. Cercando di essere veloci perché sono... Ah, sono qui loro. Vorremmo intercettarli questi. Sono 2.000. No, 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 no. Vattene di qua. Conte di Trento. Mi sono tantissimi, ragazzi. Sono davvero tanti. Dovrei cercare di resistere. Resistere. Ho 4.000 uomini circa. Lo stanno unendo. Saremmo uguali, su per giù. 4.100. Vai, vai, che sono probabilmente i miei. Perfetto. Attacchiamoli ora. Prima che arrivi anche i 5.000. Che cosa vuoi tu? Che sta costina? Attaccalo, attaccalo, attaccalo. Sì. Guarda come scappi i maledetti. Arrivano anche i miei alleati in tutto questo. Sì, perfetto. Noi siamo in guerra. Perdiamo tantissimo, perché? Per il posto, penso. Però stiamo vincendo questa guerra. Dai, dai, dai. Guarda, siamo 6.000, ragazzi. 6.000. Davvero ottimo. Andiamo ad attaccare il Friuli. Sulle mie armate. Attacchiamo a Friuli, che è uno dei contei che mi dà problemi. Abbiamo solo 2% con la vittoria. I miei alleati stanno muovendo un poco. Sì, eccoli qui. Bene. Andate a fare un po' di man bassa. La capitale è al sicuro per ora. Arrivano altri miei alleati. Perfetto, ragazzi. Bassa qui. Non ho più stress. Perfetto. Io qui sto assediando. Ci sono 3 mesi. Questa guerra civile non ci voleva, ragazzi, perché cioè, cercando di un po' di sistemare la situazione, ma usurpando il trono al Peppin, giustamente, diciamo che... Cosa sto combattendo? Diciamo che facendo questa usurpazione, non avendo il tempo di sistemare un po' la situazione nel regno, giustamente, è successo questo. Guarda lì che mi sta sedendo Verona. Perfetto, vai qui. Vai a prendere il Duca di Milano. Vai a prendere questi. Che stanno seguendo tutte le mie città. Però mi sa che devo attaccare anche la Corsica, che lì c'è il nemico più forte. Cioè, è la mia vassalla. Neanche arrivata, già subito mi vuole fregare subito. Prendiamoli, prendiamoli qui. Sempre perdiamo, sempre. Meno male che siamo tanti. Meno male che siamo davvero tanti. Se no la vittoria sarebbe difficile, che siamo sempre in svantaggio. Vero, sono elite contro high quality, però. Bah, un po' il numero deve essere anche un po' favorevole a me. Non ne perdo tanti. Vittoria. Liberiamo Verona. 11, solo 11%, ragazzi. Liberiamo Verona. Dov'è il mio? Anzi, sta assediando. Ok, la Corsica e il Friuli si stanno rifacendo. È una bella situazione. Dammi qua 100, questo non mi essere stressato. Sono già quasi al limite.
Ciro cerca di prendere tutta città, diciamo, dell'opposizione, diciamo, ma non è per niente facile, che dovresti splittare, ma l'esercito del Friuli e della Corsa sono belli imponenti, ragazzi. Allora, quelli come stanno giù. Spero che non attacchino la mia capitale. Se non li ammazzo. Quelli stanno arrivando da me. Attaccati, attacchiamoli. Vai, 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 5.000. Sempre in svantaggio di qualità. Gli Armored Footmen, mi sa che dovrò toglierli, mi sa. 25%. Andiamo a prendere anche Bologna. Così, magari andiamo anche un po' più giù. Per capire com'è la situazione nella capitale. Se mi attaccano da quelli come se ne vanno. Dove vanno? Comunque questa alleanza fatta all'ultimo è stato davvero un toccasana. Se no noi ragazzi rischiamo di perdere tantissimo. Questa quella l'avremmo sicuramente persa. Che erano molto più superiori di noi. Erano 6.000, noi siamo 8.000 grazie a questi che uno ne ha 2006 e l'altro ne ha 2011. Quando metà delle 16 sono grazie agli alleati. Ringraziamo gli alleati. Grazie agli alleati. Beh, ora bisogna stare attenti. Perché 16%? Mi l'ho preso Foggia, Foggia non è mia, forse, scusami. Non appartiene a me. E infatti, è bizantina. Perché sto perdendo? Ah, che hanno preso Tortona. Hanno liberato. No. Li combattono. Il duca. Lui con chi combatta? Lui è poi in guerra con Costanza di Napoli. Ori War for Conto Pisa, ok. Meno male ci sono anche quelli che sono in guerra con la P. Con Pisa. E noi presto manda ad attaccare questi qua. Perché mi è diminuito di tanto? Oddio, stress. No, la baronessa. Mamma mia, sono tanto stressato, ragazzi. La prendiamo Bologna, per favore? La vogliamo prendere Bologna, per favore? Ok, andiamo a prendere questo cioccolato grosso. Che se non attacchiamo la corsa, che mi sa che non avremo un bel boost in vittoria, diciamo. Troppi, troppi, troppi sono, raga, troppi, troppi. Brighiamoci prima che arrivino quelli. Ok, vediamo quanto migliora ora. 21. Veneto calmo, sì, diventa calmo. Victory. Attaccano anche questi. Arrivano altri, per tre gli altri alleati. Per fortuna tutti stanno venendo qui. Rischiamo, rischiamo, rischiamo. Se arrivano gli altri. Eccoli, ecco. Ma arrivano anche i miei alleati. Dove sono i miei alleati? Dai, 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 dai. Che sto perdendo. Perfetto, raddoppiamo subito la differenza. Che succede? Chi è morto? Mamma mia, necatombe, raga. Allora, come Marshall. Mettiamo lui. Che è 19. Lui si è 16. Lo reclutiamo. 40 ne ho. Devo mettere forza lui che è 16. Certo, servirà un bel Marshall. Mi servirà. Come Spy Master, cioè contro il Giubba che già lui è lì. Lui 14. Tutti di corte lo prende. No, mettiamo il Bishop di Cremona. O anche uno più scarso. Grazia, 23, 17. Niente, devo forse prendere qualcuno nuovo perché non posso spostare il cancelliere per ora. Allora, io sto vincendo qui in tutto questo. Direi di sì. C'è sta guerra. Ancora stiamo combattendo, non ho messo play. Ok. Ancora 11. Ma perché perdiamo tanto? Scusatemi. Ok. Andiamo ad attaccare Modena ora. Ci attacco le città. Non fanno. Cioè. Non sono preso Parma, forse è questo. Però la capitale mia è qui. Quindi non devo fare tanti. Che cavolo! Social manipulation. Perché tutto questo stress? Proviamo questo. Certo, tutto stress ce l'ho io lo stress. Praetorian Guard. E io mi chiudo. No, perdo i soldi no. Mamma mia, perdevo i soldi. Quelli stanno verso Ancona. Dice che prende tutte città importanti così penso ad avere un boost migliore. Però se così mi pigliano ancora non va bene. Io ho pochi uomini, li sto perdendo tutti. Sono
Sono 4.000. Grazie agli alleati. Però sta guerra mi sta davvero logorando. Ma mi hanno anche attaccato. Mi attacchi? Ok, vai, 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 vai. E poi andiamo ad Ancona. Vai. Andiamo subito ad Ancona. Siamo al 34%. Stiamo andando, diciamo, bene, non so tutto, eh. Non so tutto perché abbiamo tanti nemici da tanti punti. Tantissimi. Certo, quando sono divisi è facile sconfiggere, ma se loro conquistano una città e un'altra, io non posso fare. Oh no, giusto ora è morto il mio re. Giusto ora è morto il mio re. C'è Carlo che è in guerra. Povero Carlo. Lo lascio nella me. Tocchi ho presa e lui prende il mio posto nella cultura. Giusto, il Papa. Caro Papa, io te so che tu c'entri qualcosa con questo. I miei altri per fortuna sono tutti con me. Potrebbe anche attaccare gli altri. Però il fatto che stiano con me mi diano un aiuto per queste cose è già una cosa buona. King Carlo, you are man now. Fatto che lui è cresciuto 16 anni. Allora, lui è tratto carismatico negoziatore. Perde stato in guerra. Sai cosa sarebbe? Ah, con il suo guardiano. E c'è dato anche la Sharp. Perfetto, sì, qua c'è molto per la diplomazia. Ah, lo perdo lo Sharp. Peccato, peccato. No, questo non lo fare, sicuramente non sicuramente fermare il matrimonio che mi serve per ora. Andiamo a fare scuola con lui, che mi piace, a 10. A pochissimo, ragazzi, dobbiamo provare a farlo crescere. Aspetta, aspettiamo un attimo prima che io aspettami tutto che ho paura di fare qualche danno. Ah, sì, facciamo il matrimonio, of course, cioè datemi i soldi. Per fortuna mi entrano anche dei soldi. Allora, noi andiamo ad attaccare questi ora, ragazzi. Cerchiamo di fare il più possibile che questo Pepin mi ha rende rotto le scatole. E mi sa che poi mi andrò ad Ajaccio. Rischio di perdere il mio, la mia casa. Non sono i miei soldati. Li ho persi. Ah, sono qui. Che cosa fate poi qui? Andiamo a attaccare subito la cara, la carissima contessa, duchessa. Che per me è lei il vero problema. È lei che mi crea problemi. Ok, facciamo un po' di soldi. Maglio Bertrand Ransom. Tu no. E tu. Lui è Pepin the Friuli. Il Pepin the Friuli, ragazzi, abbiamo preso. Ok, quindi siamo con 1%. Siamo con 1%. Dobbiamo partire sicuramente per fare questa guerra e cercare di fermare la guerra. Che, come vedete, è lei che ha fatto la guerra. E la cadu. E chi è lei? La duchessa Agostina che ha fatto la guerra, che lei è il prossimo marito, non ha niente da fare, non è più il marito, allora si diverte a fare guerra, questa maledetta Pedro 33, ma non mi interessa. Devo cercare, però questo anche Fedra, che sono meno 11. Mamma, faccio schifo, ragazzi. Faccio davvero schifo. Mi sa che il tratto dialogo sarà quello più plausibile. Ok, prendiamo questa maledetta città. 6 mesi. 6 mesi, la dobbiamo farcela. Ce la possiamo fare. Io, le mie città quali sono? Verona, che è libera. Spoleto è qui. Firenze è libera. Time to write. You are increased. Ok, mi dai soldi. Freghiamo il Papa, raga. Già freghiamo il Papa, raga. Subito mi hanno fregato. Subito. Caro Papa, contro i guideschi non ce la puoi fare, raga. Che bello. Qua sta andando la grande. Mettiamo 3. Ho preso la duchessa. La duchessa! Andiamo a prendere ora l'uni, maledetto. Se, grazie al nostro re, sono nuovo re, stiamo cercando di liberarci dalla piaga dei nemici. Abbiamo anche chiesto alla duchessa di Ajaccio, di Corsica, anzi, scusate. Ah, non è lei, che abbiamo preso in prigione? Ah, la figlia! La Euprazia! Orthodox Greek, ecco perché la cultura è molto differente. No, sono cattolici italiani loro, forse il padre, infatti. Bene, 78%. I miei alleati sono lì sopra, che stanno combattendo la grande. Non sai che vanno a nord e poi ritornano. Lui è pure in guerra. Con la contea di Gorz. Perfetto. Che non è mio, non è alleato, ma mi stanno una mano in qualche modo, indirettamente. Quelli mi stanno attaccando Pisa, i maledetti. Quanti sono? 2, 3, 2003, sono 3.000. Prenderei questa città e poi andrei a prendere questi. Provando a finire qui la guerra. I miei alleati lì combattono. Vai, sì, andate ragazzi, fate guerra. Al Trento, tra i Toi e Trento, la pagano tutti. Io Trento, Milano, Pollissina, io tutti mi iscrivo questi nomi. Tutti!
Anzi, metterò pausa per scrivere tutti i nomi. Scusate un attimo. Allora, ragazzi, eccomi qui. Ho scritto tutti i nomi. Sono circa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persone che hanno osato attaccare il nostro caro Albertone. E pensavo che con la morte dell'Albertone il figlio non abbia fatto niente. Ma in realtà, le alleanze con. Ma noi siamo collegati, forse. O in qualche modo. Sono andato con loro, con Duca di Atene, però la guerra ancora c'erano loro, cioè l'Anatolicon. E quindi grazie a questo, perché erano in guerra, sono rimasti con noi, per fortuna. Comunque davvero, sono. Veramente a tutti, io tutti questi greci li devo in qualche modo vendicarmi, io li toglierò dal loro posto, abbiamo preso l'Uni, attacchiamo questi direttamente, attacchiamoli. Facciamo capire a loro cosa vuol dire attaccare il re d'Italia. E i guideschi soprattutto. Là stanno combattendo contro Trento. Perfetto. Siamo al 73%. Quelli stanno scappando. Ma come scappano ora? La Corsica, i Caramiconi. Guarda come scappano. Non scapprendi, maledetti. Devo. Oh, io vado a prendere Trento nel frattempo. Sì, magari i miei li intercettano. Guarda come anche loro vanno a Trento. Guarda come arrivano. No, andiamo qui, riprendiamo, ragazzi. Riprendiamo. Vai. È una guerra già vinta dai nostri, però gli voglio aggiungermi. Anzi no, visto che siamo quasi in vantaggio, potrei anche dare altre, sinceramente. Vabbè dai, guardiamo un po' come va. Guardiamo come va, vittoria. Ora andiamo qui, con i nostri. Attacchiamo Trento. Cioè, tutta città. Tutta città abbiamo così presa, a parte la Savoia. Ma poi tutte quelle che sono volte contro di noi le abbiamo presa. Non capisco cosa manchi. Dove che sono? Guian, stiamo mettendo la Guian. Andiamo a Trento. Veniamo a Trento, 4 mesi. Spero che arrivi a meno 90. Che succede? I will only place my trust in those to the salary. Vediamo un po' all'inizio. Tribolazione, il principe Chatton offered me il suo consiglio. Conte Arduin. E Conte Arduin è uno dei traditori. If Arduin become your rival. No, non lo voglio rivale. Prendete il centro per consiglio. Quanto. Potrei provare. Can treat us. Il loss dice dread, ma evento giusto. Evento giusto. Io uno di questi due che mi dà vantaggio su Arduin. Faccio sicuro che è un po' più sicuro, diciamo. Mettiamo 3. Ora che siamo lì a Trento, stiamo conquistando la città. A Spoleto non ce ne sono gli attacchi, perfetto. 86, ma che devo fare? Un povero uomo, che deve fare per riottenere qualcosa? Andiamo a liberare a questo punto Parma. Andiamo a prendere Parma, forse questo ci può aiutare. Visto che Parma è l'unica città, anche Mantua sembra essere, diciamo, contro un nemico. Vediamo un po' se è così. Esatto. Liberiamo Mantova e Parma. Guarda, qui sono lì 3.600. Andiamo, ragazzi. Mi stanno venendo ad attaccare. Arrivano i miei alleati. Perfetto. A new relations. Cosa succede? Supponiti. Questi qua, Lionello. Che mi sia a Bologna. A 30. On of your mother's old acquaintance. Venendo as revered to court. No, facciamo questo di qua che ci dà qualcosa in più. Qui stiamo attaccando. E poi andiamo. Vanno lì. Perfetto. Vanno lì. Ragazzi, è perfetto. Ecco, perdendo tempo. E io riesco a prenderli. Si dividono, certo, bravi. Bravi. Andiamo a prendere questi, che sono i più grossi. Voglio liberare l'Uni. Ma sono già io 92%. Ok, l'Uni sta liberata, perdo tanto. Ma con questa guerra avrei un piccolo vantaggio da averlo. Da qui. Ma il Peppino è scappato. Era proprio in carcere. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cominciamo a sapere che stanno ovviamente dominando. Dai. Perfetto. Attacchiamo l'Uni ora. Sì, lo stiamo già facendo. Perfetto. Allora, a new translation. Chi è questo bell'uomo? Sono io? Oh, Carlo è detto bell'uomo. Come il nonno, come il papà. Allora, possiamo fare questo, suona buono, vediamo stress. Qua, translation book. In entrambi i casi. Quindi, classico di scienza, Aristotele o tu, Alexander. Devi fare questo che Alexander deve essere l'Alessandro Magno.
che sono un grande conquistatore, può servirci. Tra i nostri cari amici se ne vanno un po' in giro. Se ne vanno. Lui sta liberando Parma, perfetto. E magari liberando Parma e prendendoci nuovo Luni, dobbiamo essere davvero bene. Tante cose qui da fare, ma lo devo. Siamo in debito, beh, lo so che siamo in debito, ma la guerra è guerra. Ci rifaremo con i soldi grazie ai nostri due carissimi alleati. Guardali come sto. Che è lui? Il conte di Mantova, grandissimo, lui lavora con noi. Va bene, no, 150. Ho fede. Direi fare fede perché ci serve un poco di fede. Siamo sotto, siamo 91. Luni, sta andando Luni? Luni! Stiamo conquistando Luni? È scomunicato. No. Ma no, King Carlo, maledetto. Perché mi ha scomunicato questo? Scusa, su quale. Ok, ha preso lui, mi ha preso. Chi è lui? Ah, è mio fratello, maledetti. Hanno preso Ancona. Ma perché sono scomunicato il mio? Scusami, su quale principio il Papa mi ha scomunicato? Io sono cattolico italiano. Che problema ha paura il Papa? Ecco perché. Allora, dov'è sta cosa della guerra? Andiamo subito ad Ancona, che io sto impazzendo, ragazzi. Quelli stanno scappando, i maledetti. Stanno scappando. Si deve vergognare. Si devono solo vergognare. Si devono solo. Andiamo su da Savoia. Savoia. Play. La guerra è lunghissima. Perché me l'ha preso il fratello ora. E io posso, Maledetta, maledetta, maledetta. Maledetta megera. Tutti in prigione, ransom. Neanche ho soldi, perché ce ne ho 100. Cioè, mentre non vedevo, mi hanno attaccato il posto lì, mi hanno attaccato. Maledizione, non ci voleva questo. Ha preso anche Ancona. Vediamo qui, ti prego, fammi sbrigare. Di Mantova sta perdendo, ma non ce la faccio andare. I miei alleati che fanno? Che succede? Non dimmi che abbiamo perso e che eventi impazzisco. Come non c'è? Cosa? Invalidata? Cioè io rimango re, giusto? Dimmi questo. Io sono ancora re. Ma lei sembra avere un claim su di me. No, ragazzi, devo cercare in qualche modo di fregare questa. Devo ucciderla in qualche modo. Disband all. Prima di tutto. Prima di tutto, abbiamo qui una perk. Mettiamo un po' di fede, ragazzi, mi piace essere noi migliori del Papa. Vediamo un po' cosa potrei fare. Lo controllo in quale paese. Lucca e Verona, ovviamente. Ovviamente. Sono anche in debito, lo so. Il mio bishop, che sono scomunicato, ho un brutto rapporto con lui, ovviamente. Io assunto andrò subito a prendere il titolo di Romagna. Qua mi dà religious relations oppure velocità di conversione. Facciamo questo per le relationships. Ci possono servire tantissimo. Ho anche qualche. Io ho preso in vassallo con Albert. Tu rimani lì. Tu rimani qui, mi ha detto. A lei è la figlia di lei. For a favor. Un bello questo di lei. Sì. Potrò so fare questo. Allora. Ah, testa del vescovo, perfetto. Adesso possiamo fare. Tu rimani qui in prigione, come ho detto. Noi non cambiamo ora il coso. Allora. A good deal, ok. Allora, andiamo anche a fare qualcosa nel concilio per darci un po' di tutto. Allora, lei. Ci dà manage domain. Ci serve un po' di controllo di stewardship per avere più città. Lui è a Casentino 18 anni. Non ci stai ancora. Dove sta? Ah, lui è qui. A county of. Dov'è? Arezzo. Tutti posso cambiare? Mettiamo qualcuno dei magari. C'è lui. Che magari mi ha i rapporti con lui, sì. È già meglio. Tu perché ce l'hai con me? Scusami. Whatever the cost of the will. The primary claim of Count Ottortona and this piece.
Ah, vogliamo fare la guerra, siamo questo, che è l'unico che abbiamo di più. No, facciamo questo. Tu mi fai domestica affare, che mi dai rapporti, controllo, dove c'è di meno? Mamma, il nodo evento sono, andiamo sopra Friuli perché qui c'è più confusione. It will be my present. Altra festa. Spero che non ci uccidano lui. Perché c'è un master che è un vescovo? Allora, com'è Spy Master? C'è il conte di Padova. O il conte Florence di Monaco, che è uno che si è riputato contro di me. Il Padova no, quindi io scelgo Padova. Che però già lui cos'è? Ah, lui è il conte Carlo. Il conte Carlo, che mio odio, ho Modena. Tanto c'è una Modena. Fire, che già c'ha 15. Però cercare i miei rapporti un po' con tutti. Allora, prima di tutto posso fare i nuovi titoli. Questo non voglio farlo ora. Io ho troppi ducati. Andiamo a Verona. Allora, nostro abbiamo un figlio. Il nostro fratello. Io non ho figli, scusami. Non ho figli. Allora c'è un bello sway, c'è come dice sedurla, sedus, 0%. Perché ce l'ha come lei? Se faccio la conversione ovviamente non mi accetta. Quindi adesso voglio migliorare i rapporti con lo sway. Ok, ha due migliori rapporti. E io ragazzi non dimentico, non dimentico. Però il video è durato davvero tantissimo. Sono stati. Soprattutto, beh, aspetta che qui. Ecco, andiamo a 3, no, a 4. Ecco che si veloce. Allora, se abbiamo un regno. Nostro padre è morto. E Carlo è diventato un re d'Italia. Però prima della morte del padre è venuta una bella guerra civile contro tutte queste persone. Contro, ossia Agostino di Corsica, Agilbert di Trento, Arduino di Guienne, Salber di Bologna. Insomma, il nord si è rivolto contro di noi perché noi abbiamo usurpato il trono del vero re e quindi ha avuto tanti problemi. Noi siamo anche in debito, non va bene, non abbiamo neanche figli. Allora, Albertoni no anche. Carlo è anche stato scomunicato tutto questo, ha avuto tantissime, tantissime cose. Che legge c'è? Le leggo io, giusto. Comunque, ha avuto tante guerre. Intanto, vediamo che la Frisia si sta un po' dividendo perché c'è la West Francia che prende il controllo qui e anche l'Auvergne. Le nostre alleanze. Ah no, è morto, no, è morto. Il carissimo di Mantova. Conte Ambrogio che è il figlio forse sei tu. Chi è tuo padre? No, non è. Sinibald! L'unico che è rimasto fedele è come tutto anche con me, ragazzi. Sinibald. Ah, che ricordi. Allora, mettiamo qualcuno di potente, di bravo ma anche potente. Lei. Cuneo non si è rivoltata contro di me. Mentre lui sì. Quindi mettiamo Cuneo, sinceramente. E a Cuneo. Provare a creare il Ducato di Torino. La Contea di Torino, no, è Cuneo. Cuneo qui. Io quello potrei provare a fare. Con Cuneo, cosa c'è? Il Ducato del Piemonte. Potrei crearlo. Non lo so, e darlo a lei. Per far modo che la mia carissima cancelliera sia felice con me. Poi il Conte Florence che è di Modena. Maledetto. Che penso deve essere amico mio. Visto che lo Spy Master e non tanti Spy Master buoni. Probabilmente ho il duca di Emilia. Mi costa anche tanto, ma alla fine ho lui. Oppure darlo a Mantova. Io no, io lo do a Mantova. Che lui è stato. Suo padre mi è stato alleato. Scusate, eh. Mettiamo facciamo un po' qui. Perché non fai Friuli? Ecco. Tu distruggi gli schemi per sicurezza. Aiutami qui. Tu promuovi la cultura italiana. Visto che sono italiani. Qua c'è Salpina. Qua c'è Sardinia. Andiamo subito ad Ajaccio. Lei fa il domestic affair, lei il dominio, ok, tutti stanno lavorando. Siamo davvero messi, diciamo male, perché con questa guerra così lunga abbiamo una corte davvero divisa, bisogna stare attenti tutto a lei, che abbiamo un hook, ma lei può essere proprio cosa, che ha molti uomini, anzi non ha 1.600 fortuna. Suo padre è duca di Toscana, eh. Potremmo provare magari nel prossimo studio a conquistare questa parte della Sardegna, che appartiene a Luna di Sardegna. Ma anche cerca di uccidere lei. Visto che questa balorda mi ha fregato. E lei.
c'è la figlia di Agostina che lei nomina tanto ed è Orthodox Greek. Insomma, un po' la Corsica sarà il nostro punto debole, anche il Duca del Friuli, che lui è ex re. Che però non c'è più il Duca del Friuli, è morto! Il Pepin è morto! Lunga vita al Pepin. Mi dispiace Pepin, carissimo Pepin. Dammi. Mi vuoi dare il. Allora, come dobbiamo cercare di migliorare i rapporti con i nostri cari vassalli che abbiamo, diciamo, acquistato in maniera indiretta con l'usurpandoli. Lui Duca e Friuli acclama solo sul Friuli. Ah, c'è anche il Cassino in Italia, che è inespresso, come anche il Polisine. Sarà difficile i prossimi soldi, ma dobbiamo cercare di rafforzare la nostra leadership e vedere un po' cosa succederà. Quindi, invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. In caso l'abbiate fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se riuscite notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo anche di seguirmi su Twitch, dove fare live, e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così per stare più sul mio lavoro. Detto questo, ragazzi, al prossimo episodio. Al prossimo Terry. Basta e chiudo.